Buongiorno cari amici del mio cuore, siamo tornati con un'altra lettura del Vangelo secondo lo Spiritismo, un libro scritto da Allan Kardec, Gli Spiriti. Prima di iniziare la nostra lettura oggi, ho scelto questa preghiera che si chiama Preghiera per i disincarnati. Siamo in un'epoca in cui molti dei nostri amici, familiari, e persino conoscenti stanno morendo a causa del virus corona. E questa preghiera è anche per coloro che non conosciamo e che sono morti. Poi, in un gesto di carità, preghiamo per tutti loro, per alleviare il loro dolore. Questa preghiera è stata psicografata dal nostro caro Chico Xavier ed è stata scritta nello spirito di André Luiz. Padre, per tutta la vita ti ho restituito molti di quelli che amavo. Uno ad uno, a volte gli anziani, a volte i più giovani, tornavano a casa, lasciandosi alle spalle la nostalgia che fino ad oggi mi è difficile sopportare. Fiore che hai cambiato dal giardino, lasciando silenzio e solitudine al loro posto. Oggi voglio chiederle a tutti quelli che in un modo o nell'altro erano stati. Sono connesso con me in questa incarnazione in modo da benedirli e conservarli in modo che possano trovare pace e serenità nel mondo spirituale. Molti di loro, Signore, nonostante il loro cuore generoso, si sono ritirati dal corpo per malattie dolorose e incurabili che ne hanno minato le forze fino alla fine, lasciando nella memoria di tutti l'esempio di coraggio e di fede nei tuoi disegni, senza sbiadire. Altri, Signore, disillusi dalle prove che li misuravano nella loro ultima esistenza, non si sostenevano e cedettero, allontanandosi dalla carne attraverso il suicidio o la droga, sopportando così l'aggravarsi dei debiti che li riguardavano e per questo ancora più infelici rispetto a prima. Altri padri hanno lasciato i legami più belli e santi, disincarnandosi in pieno vigore giovanili, eliminando così pesanti catene passate, e tornando con la leggerezza degli uccelli ai nidi superiori per riposarsi e continuare. Altri ancora, Signore, hanno lasciato il corpo come uno che ha abbandonato un fardello inutile, dopo che il compito era stato completato, intraprendendo i sentieri della felicità adobati di luci e valori conquistati dall'opera sacra a cui si sono dedicati sulla terra a favore di tutti i loro simili. Hanno rappresentato molto per me. Per alcuni ho potuto dire ti amo, per altri no. Tuttavia, vista l'importanza che avevano nella mia vita, il mio amore deve essere un affetto costante nell'aldilà, perché credo che nulla si sfaldi con la morte del corpo, anzi si rafforzi, che oggi possa portare a
tutti loro il mio pensiero di tenerezza e gratitudine, affinché sappiano ovunque si trovino che non sono dimenticati sulla terra, dimorando nella mia memoria e nel mio cuore, con la stessa forza e la stessa sincerità come prima. Così sia. Ebbene, ora possiamo continuare con il testo nella mia parte preferita di Vangelo, parlando di legami familiari. E parla così: l'unione e l'affetto che esistono fra parenti sono tracce della simpatia che li ha ravvicinati anteriormente. Infatti, di una persona il cui carattere, i cui gusti e le cui inclinazioni non hanno nulla di simile a quelle dei suoi familiari, si dice che non è della famiglia. E dicendo così si esprime una verità assai più grande che non si creda. Dio consente che si incarnino nelle famiglie questi spiriti antipatici o estranei, con il doppio scopo di farli servire da prova per gli uni e da mezzo di avanzamento per gli altri. Poi i cattivi, a poco, migliorano a contatto con i buoni e grazie alle cure che questi prodigano loro. Il carattere si addolcisce, i loro costumi si purificano, le antipatie si cancellano. In tal modo si stabilisce la fusione fra le diverse categorie di spiriti, come si stabilisce sulla terra fra le razze e i popoli. Ebbene, abbiamo terminato la nostra lettura di oggi. Spero che ti sia piaciuto tanto quanto me. Dio vi benedica a tutti. Un bacio.